buongiorno bambini, siamo qui in partenza. E qui c'è ancora scritto: ci sono i miei auguri per i 100.000 che mi aveva fatto la mamma di Topi e Topi insieme. Ma oggi stiamo andando ad Assisi, in Umbria, provincia di Perugia, dove un ragazzo ha organizzato un raduno, un piccolo raduno per me. E di questo sicuramente ne sono grato. E non vedo l'ora di incontrare qualcuno con cui chiacchierare, con cui parlare, che mi segue, qualche fan, anche se più che fan è una persona come un'altra che mi segue e che apprezzo ampiamente. Quindi per questo ho accettato e vado a trovarli. E niente, quindi vi porto con me. Adesso però devo andare a casa, farmi la doccia, mangiare e quindi simpatiche transazioni ad rotazione qui ci starebbero benissimo. Iniziamo ora! Ciao. Orario, ho elaborato una magica soluzione e ho lasciato anche un disegnino. Non sia mai che il vigile o vigilessa che sia mi voglia fare una multa, vede il disegnino del gattino e decide: sai che non la faccio la multa solo per quel disegnino del gattino. E siamo arrivati non proprio ad Assisi, ma una frazione di Assisi che si chiama, come, dov'è che siamo? Santa Maria degli Angeli. Wow, molto carina bambini, molto carina questa chiesina. Siamo venuti praticamente tutta la family. Chiara, ti vuoi far rivedere visto quanto sei diventata? Ciao! Swipe up? Fate swipe up. Aspetta, c'è anche Topi, la mamma di Topi e Francesca. Però la mamma di Topi si vergogna a venire la parte del raduno, quindi rimarrà qui all'ombra a farsi gli affari suoi, giusto? Sì. Quindi noi andiamo. Io suppongo vagamente che quel gruppo di ragazzi al di là siano quelli che interessano a noi, vagamente. Il gruppetto del raduno, andiamo a vedere. Sì, qualcuno si è girato, qualcuno mi sta vedendo. Sì, mi stanno vedendo. Attenzione, ma chi è? Ma chi sarà? Ma è lui? Sì, ridono. Sono felici. Siamo arrivati, adesso iniziamo questo raduno, vediamo cosa ci propongono da fare. Faremo dei disegnini, cosette carine, vediamo cosa esce fuori. Oh, guarda che gradoni giganti. Ma salve! Ciao a tutti! Ciao! Oh, ma sono tutte magliette fatte da me, grande! Salve! Ciao! Grande, vai! Yes! Ciao bambini, zio Peo, con il cappellino, questo è il cappellino che portò a casa di Sabrina, sì. E qui ci sono i loro profili Instagram, se qualcuno è interessato, e sono loro. Poi abbiamo un Peo con Kirk relativo al primo episodio, quindi è una fan di vecchia data sicuramente, per forza, uno zoom sulla fan di vecchia data. Attenzione, oggi faccio l'insegnante d'arte e siamo per giudicare la seguente studente. E secondo me questo lo via. No. Allora, non mi vesto mai così. Non so perché mi sono. Infatti non so perché mi sono fatto così. Per drammatizzare sotto i mutande sto. Questo invece è per aprire dopo. Zio Peo è contento però perché oggi sta disegnando tanto e trapassa pure le cose. Questo fantastico disegno bianco e nero, fighissimo, invece me lo ha regalato. Come ti chiami su Instagram? Alessio Tabarrini. Alessio, che lascerò forse qui scritto. Alessio Tabarrini. Sì. Ottimo. Sì, potete vedere altri suoi lavori. Solo 16 anni, ma inizierà la Comics presto. Bene, stiamo per improvvisare una gara di disegno. Molto simile a quelle fatte sul canale. Io vi darò tre parole e con tre parole voi mi fate qualcosa che non deve essere per forza bellissimo. Ma decente. Ma originale. Ma è l'idea, l'originalità, la fantasia.
Le sceglierà Electric Topi le parole. Ah, le parole sono Nintendo, panino e mi sono scordato l'ultima. Qual era l'ultima? Ah, cappello. Diciamo circa 5 minuti. No, poco! Poco, troppo poco. 10 minuti. 10 minuti all'incirca. Ok. Pronti? No, ma senza timer. Pronti? Via! Sono tutti molto concentrati a fare i disegnini mentre che io faccio lo scemo con la telecamera, faccio i B-roll, sono quelle scene un po' da film, no? Il B-roll si chiama. Ma torniamo da loro. Bene! Io direi che il tempo no? Non ancora! A vedere se queste persone, se questi bambini sono riusciti a finire questi disegni che secondo me ho perso, non mi vedo. E volevo provare una transizione nuova che è tipo quella del cielo, che non so se mi riuscirà, ma ci provo. Wow, eccoci qua. Allora ci siamo? Una volta ci siamo. Controlliamo i disegni di tutti, vediamo chi è stato il più geniale e originale. Questo è panino cappello Nintendo, quindi un panino con... Ah, dentro c'è Nintendo. Esatto. Cioè Nintendo è dentro, quindi si mangia. E cappello New York, questo è uno, ok, lo teniamo d'occhio. Qui invece abbiamo un... Mettimi la gomma per favore. Che cos'è, un peo? Un peo dentro un delle panino. Switch. Sì. Un panino fatto di Switch. Esatto. Una nave spaziale. E poi c'è l'easter egg. Un peonino. Un peonino. È un demone grigio peofilo. Giulio sarà contento. Un demone grigio è diventato subito un meme, attenzione. E poi abbiamo... Wow! Aspetta. Qui mi sono perso. Il cappello che è minuscolo, lì. È un mini cappello. Quindi una persona con una maschera che non c'entrava niente, ma ok, la buona sono io. Batman. E... Poi il prossimo invece. È un salciccioto? È un salamotto con pane molto sottile intorno. Wow, invece qui abbiamo una scena completa di un panino. No, è un cappello. È un cappello che gioca al Switch. Wow, addirittura i colori. Allora, è in pratica un panino gatto che sta mangiando un Nintendo con il cappellino di Peo Parlante. Wow, è super complesso. Questo, attenzione, questo prende tanti puntarelli, può, rischia. Sì, intanto si mette in pole position, poi vediamo se qualcun altro lo supera. Wow, un altro, qui abbiamo... Un mutante. Wow, è un Nintendo Switch mutante, che è diventato un panino e sì. Si è messo un cappello. Oh, e dietro c'è un esercito di panini. Sì. Wow, invece questo qua del nostro amico che ci ha fatto il regalo prima, è questo chiaroscuro molto netto e abbiamo una persona. Che cerca il suo Nintendo, che sembra nascosto dentro il panino. Sai chi sembra? Sembra Richard... HTT. Wow! Si vergogna di far vedere il suo. Questo è quello che ho fatto io, ma lo facciamo sparire. È apparsa una mano davanti al disegno. Ci stava. Wow, questo è un lavoro di gruppo addirittura. Fatto da 3, 1, 2, 3. Un lavoro di gruppo. Sì, è un cappellino Electric Topi che sta sopra il Nintendo DS però. Quindi ok, per tanto la con dentro la Nintendo. Foto dentro. Dentro la chiesa dove siamo ora. Pensa un po' te. Chi sarà il vincitore? Io già tengo d'occhio tre disegni, bambini. Il primo è il suo. Come ti chiami? Giulia.
Giulia, alzati, sollevati. Alzati e cammina. Il secondo, quello con un po' di colori, il suo, come ti chiami? Alessia. Alessia, alzati, sollevati. E il terzo è del nostro caro? Alessio. Alessio. No, volevo fare la scena, alzati, già si è alzato da solo. Adesso facciamo vedere bene, ultima volta, i tre disegni, perché sarete voi a decidere chi ha vinto tra i nostri tre finalisti. Nei commenti, così che voi, per capire insomma chi ha vinto, andate sotto i commenti di questo video che uscirà il giorno del mese e vedrete chi di voi tre ha vinto. Quindi, il primo è questo di Giulia, e il panino New York è bello. Il secondo è quello colorato, che c'è il gatto che gioca con Nintendo, che in realtà è un peo, che c'è il cappello di peo. Non si è capito, ma è molto carino. Parla pure, e qui sta parlando. Ah, ma parla sì, anche. Sì, invece del Nintendo parla il cappellino. Ah, il cappello che parla, sì. Quindi già solo per questo prende tanti punti. E qui invece, questo è del nostro Alessio, che quindi potete votare questo Alessio. Aspetta, mi sono scordato. Giulia, Alessio. Alessia, ecco perché due Alessi. Quindi Alessio, mi raccomando, sotto nei commenti fate sapere chi di loro ha vinto. Fate i bravi, adesso continuiamo questa giornata bella. Allora, mi hanno detto accendi la telecamera. Io ho acceso la telecamera, che devo aspettare? 3, 2, 1. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Leo. Tanti auguri a te. Stiamo festeggiando i 100.000. Sapete che così ho tre speciali 100.000? Questo è uno speciale 100.000. Poi vedrete, ce ne sono altri in arrivo. Quindi grazie di essere non solo venuti, ma anche di avermi cantato questi tanti auguri. Grazie. Bene, ora invece siamo non riesco a parlare. Oggi invece ci stiamo. Oggi? Mio Dio, che problemi ho! Ora invece ci stiamo andando a mangiare uno yogurt che consigliano un posto molto molto delicious qui. E quindi adesso sarò io a giudicare se è così delicious oppure no. Intanto che tutti fanno la fila per prendere il proprio yogurt, noi ci facciamo un selfie. Cosa deve dire? Grazie per lo yogurt. Prego. Ebbene, adesso loro stanno finendo di firmare una maglietta, perché praticamente è un gruppo di ragazzi quelli che organizzano questi mini eventi, questi mini raduni. Si chiamano Raduni Made Sabri, mi sembra, e niente. Adesso mi daranno questa maglietta da consegnare a Sabrina e noi la consegneremo subito, mi teletrasporto proprio. Io prendo questa maglietta e la porto a Sabrina, ma gliela porto ora. Mi teletrasporto, ok? Tra 3, 2, 1. Wow! Eccoci qua, teletrasporto riuscito. Maglietta data e consegnata. 28 luglio 2018. Vergognoso. Raduno fa. Ah, i raduni che fanno? Quello di Assisi, che sei stato. Brava. Tu. Ti ho visto che le sto foto. Sto ancora al raduno. Adesso mi teletrasporto di nuovo lì nel tempo e nello spazio. Ah, ho visto che disegnavi i gattini alle persone. Grazie, amori. Vi mando un bacio grande. E io torno da voi subito. Anche io voglio venire. Non so se ci riesco veramente. No. Wow! Bene, adesso mi devo ricordare di vestirmi uguale quando andrò a trovare Sabrina per fare questa gag. Sono tornato, la maglietta è stata consegnata. Grazie a tutti di aver partecipato. Ciao, io me ne torno a casetta mia. E grazie ancora. Addio! Ciao! Ciao.
Bene, finisce così la giornata. Ho preso la multa. Bene, il disegnino è stato sufficiente per non prendere la multa. Ma adesso voi vi teletrasporterete insieme a me fino a casa. Quindi facciamo questo teletrasporto. Yep! Wow, ho sbagliato casa. Perché mi siete così al rallentatore?